Buongiorno e bentornati a Le foto di Greg. Gregorio Paltrinieri ha scelto per noi delle foto e degli autori e con l'aiuto di Andrea Staccioli nel nostro piccolo, nel nostro cerchiamo di spiegare come sono state fatte, se ci riusciamo o comunque le commentiamo. Ciao Greg, ciao Staccio. Ciao Ciao Giorgio. Gregorio. Oggi la spariamo veramente grossa perché parliamo del maestro dei maestri, quello che quando leggete un qualsiasi trattato di fotografia viene comunque citato come inarrivabile. Devo dire che ogni tanto mi scoccia anche un po' perché sento gente che lo cita a proposito, a sproposito, foto famose, eccetera, però non possiamo oggettivamente negare che l'occhio, la capacità di composizione immediata di Henri Cartier-Bresson sia stata mai uguagliata da qualchedun altro. Greg, tu voglio dire, anche te hai sentito parlare di Cartier-Bresson, vero? Sì, ho sentito parlare di Cartier-Bresson, infatti l'ho anche voluto aggiungere a questa lista di foto da commentare, più che altro per sapere anche secondo voi cos'è che lo caratterizza così tanto. Quando si parla, secondo me, di fotografia, anche chi insomma non ne sa niente tira fuori Cartier-Bresson. E quindi io sono andato a cercare sue foto, ho provato un po' a studiare il personaggio, è sicuramente un grande fotografo, ma ci sarebbe forse da capire perché è considerato cioè il padre della fotografia moderna. Quindi adesso magari vediamo la foto che volevamo commentare oggi e ne parliamo. Sì, è una foto incredibile. La capacità di composizione di Cartier-Bresson è stupefacente. Tra l'altro, questa è una delle poche foto istantanee che io ho visto che risponde ad una regola di composizione che ogni tanto viene citata ai manuali, ma io l'ho vista applicata solo qui, che è la spirale di Fibonacci. Poi magari ne parliamo un'altra volta, ma insomma, comunque c'è tutta. Ma secondo me Andrea Staccioli ce la sa spiegare meglio. No, no, io non cerco di non entrare diciamo, negli aspetti tecnici della realizzazione delle foto dei grandi maestri, soprattutto per evitare figure barbine. Il motivo, diciamo, principale della grandezza di questo fotografo è che se soltanto diciamo, da alcune caratteristiche dei personaggi a volte ritratti nelle foto, tu riesci a contestualizzare il fatto che siano state realizzate negli anni 40 piuttosto che negli anni 60, altrimenti è la modernità più assoluta, l'abbiamo detto, lo continueremo a ripetere, che in fotografia è molto difficile inventare qualcosa di nuovo, soprattutto quando poi appunto vai a vedere le foto sue e dici ok, mi dedico ad altro. No, assolutamente, Henri Cartier-Bresson è un grande della fotografia, ha ispirato e continua a ispirare centinaia, forse più di fotografi in tutto il mondo ed è un assoluto riferimento per la fotografia moderna. Le sue foto mantengono un'attualità nel tempo che è difficile da riscontrare in tanti. Greg, cosa ti ha colpito in particolare di Cartier-Bresson e magari anche di questa foto specificamente? La difficoltà nel farla oppure c'è qualche cosa in più? No, credo che sia una foto bella da vedere, completa, mi piace. Adesso io non so precisamente cosa sia questa cosa di Fibonacci, mi sembra, di cui tu abbia parlato, ma in ogni caso credo che ci sia questa sorta appunto di spirale creata dalle scale che è bella da vedere. Però la foto non sarebbe stata completa senza il ciclista. Il ciclista passa proprio
diciamo, nel punto in cui deve passare. Ed è bella, non lo so, mi fa un po' sognare, un po' una foto che ti rimanda dei paesaggi, delle scene belle. Credo sia, adesso non so la città, ma potrebbe essere, non lo so, una Roma, una Parigi, visti San Pietrini, quelle cose lì, degli anni, non so neanche che anni, ma abbastanza indietro. E quindi è una foto che ti suscita certe emozioni che sono belle, perché è ben fatta e ti può immaginare qualsiasi cosa in qualsiasi periodo storico, diciamo del Novecento, con questo che va in bici e quindi secondo me la bellezza delle foto è anche quella, se anche non ti spiegano esattamente cosa volessero, diciamo, far capire, però te lo puoi immaginare, ognuno se lo può immaginare a modo suo, quindi qua mi immagino una scena di vita quotidiana bella, tranquilla, rilassata e mi piace come foto. Dimmi, Andrea. No, non ci dimentichiamo anche di sottolineare il fatto che i mezzi tecnici a disposizione non erano quelli che abbiamo noi, per cui prontezza di riflessi, velocità di scatto, l'occhio. Cioè, adesso realizzare una foto del genere, copiare una foto del genere, perché appunto sarebbe una riproduzione, anche tecnicamente sarebbe molto più semplice rispetto a prima. Beh sì, bisogna considerare che Cartier-Bresson, uno dei fondatori dell'agenzia Magnum, che è stata probabilmente quella che ha portato in giro per il mondo le immagini dei fotografi più capaci del XX secolo, loro lavoravano, hanno lavorato praticamente tutti in pellicola in bianco e nero. Molti di loro avevano come macchina fotografica, usavano la Leica, anche perché quando hanno iniziato la produzione delle macchine fotografiche era prevalentemente una cosa europea. È dal finire degli anni 50 che arrivano sul mercato le grandi marche giapponesi, quindi Nikon, Canon, Olympus, Pentax, eccetera, ma prima la fotografia era europea, le pellicole erano europee, tranne probabilmente la grande Kodak, che detto per inciso è stata la marca che ha capito prima la transizione al digitale e poi però ha perso il treno che aveva capito essere quello giusto. Tu, Greg, quando scatti con la macchina nuova, hai già comprato delle pellicole, immagino. Che pellicole hai comprato? Questa è una bella domanda. Ho scattato solo con una pellicola, che tra l'altro mi era stata consigliata da questo signore che me l'aveva venduta, questo fotografo che me l'aveva venduta, quindi non so esattamente. Però non le ho neanche sviluppate le foto, quindi non so come mi siano venute. Diciamo, la mia esperienza con la macchina analogica è ancora molto basic. Finora tutto quello che ho scattato, insomma anche le foto che io preferisco, le ho fatte tutte in digitale per ora. L'analogico sarebbe il passo successivo che devo ancora approfondire bene. Però capisco la difficoltà nello scattare in analogico quando hai molti meno riferimenti e poi magari scatti anche molte meno foto. Io posso stare 10 minuti su uno stesso posto e scattare 1000 foto con la digitale, con l'analogica probabilmente no, quindi devi essere molto più sveglio, molto più veloce. Senti, allora facciamo una cosa, alla prossima, facciamo una puntata in più magari alla fine della nostra serie, e vediamo soltanto le tue foto. Va bene, mi porterò qualche foto. Grazie. Non allora parliamo, andiamo a vedere una foto di Andrea Staccioli per andare avanti in questa puntata, molto diversa dalla precedente. Andrea, raccontaci intanto dove l'hai fatta questa foto. La vediamo? No, pensavo, ecco. Aspettavo a Parigi. Allora, qui siamo a Budapest durante i campionati del mondo di acquatici, insomma, in particolare questa è una foto di nuoto sincronizzato
ed è una concatenazione di eventi. Innanzitutto la posizione. La posizione dall'alto probabilmente quel giorno è stata scelta perché pioveva. Quindi nel momento di dover scegliere da dove fotografare, ho abbandonato il bordo vasca. Considerate che quella piscina aveva uno scenario fantastico, ho abbandonato il bordo vasca e ho deciso di fotografare dall'alto. Questa nel momento di, diciamo, del combo, probabilmente questa è una foto di squadra del sincro. Uno dei momenti più interessanti è l'uscita dall'acqua della prima atleta spinta dalle compagne che sono sott'acqua. E da quella prospettiva si è generato questo effetto in cui le compagne ancora non sono uscite dall'acqua, lei ancora non è saltata in aria, ma si vede chiaramente la forma delle ragazze che stanno assumendo per tirarla su. L'increspatura dell'acqua è dovuta al fatto che in quel momento pioveva e quindi, diciamo, è la combinazione di eventi, fortuna, agenti atmosferici, eccetera. Questa foto è tra le mie preferite in assoluto, anche se magari per i puristi del sincro non è di facile comprensione, e ha ottenuto discreti riconoscimenti. Forse è stata la mia prima foto premiata di una certa caratura. Greg, hai visto le differenze che ci stanno nello stesso tipo di specialità, nel sincro, tra la foto che ha fatto Andrea e quella che io ho fatto a Guangzhou? La situazione era paradossalmente la stessa, cioè un atleta fuori, l'abbiamo vista mi sembra nella prima puntata, nella seconda puntata, e le altre sotto che stanno per spingere, ma una differenza totale. Quest'acqua che diventa protagonista, dici la verità, tu quando nuoti, come la senti l'acqua? Voglio dire, oltre al fatto che ti sostiene, che è il mezzo in cui nuoti, ma non so, io una cosa che mi capita, per esempio, quando sono in acqua è che quando mi do una spinta e porto le mani avanti, vedo quel riflesso delle mie mani sotto la superficie, ed è una cosa che da sempre vorrei fotografare. Te, quando sei in acqua, cosa vorresti fotografare? Allora, penso innanzitutto che secondo me è questa la bellezza della fotografia, è il fatto che ognuno vede le cose in modo diverso o può cercare di capirle, interpretarle in modo diverso. Quindi ci sono foto del sincro che sembra, insomma, gli esercizi sono quelle, le posizioni sono quelle, ma vengono scattati in modalità diverse e sono entrambe molto affascinanti e ti fanno, diciamo, capire diverse cose, ti fanno analizzare la foto in diverse cose. Qua l'acqua passa sicuramente in primo piano e secondo me, io personalmente credo che io non ho un approccio, tra l'altro, sempre uguale rispetto all'acqua. Cerco di assecondarla e cerco di capire, appunto, in base alla giornata, come mi devo approcciare all'acqua. Quindi tutto rientra anche un po' nel discorso della fotografia, in base a quel giorno, quali sono le condizioni climatiche, quali sono le condizioni in cui ti metti a fotografare da una parte, dall'altra, da su, giù, così. Devi saperla assecondare, tirare fuori il meglio da sé. Quindi per quando nuoto ci sono giorni in cui mi sento più potente, non lo so, di frequenza, aumento di frequenza, altri giorni in cui mi sento più potente semplicemente di bracciata e spingo di più. È uguale nella fotografia, credo, devi cercare di capire cosa ti viene bene quel giorno e diciamo assecondarlo. Quindi è molto interessante, credo ci siano varie letture, ma questa foto è comunque anche fatta bene, diciamo. Non mi sembra che anche qua ci sia una sorta di spirale, cioè tutto mi riporta il fatto che la nuotatrice, cioè che questa nuotatrice non sia centrata ma sia nel bordo alto della foto, è la cosa che mi piace di più. Se fosse stata, diciamo, una foto centrata, avrebbe perso il senso, invece così ti dà quel qualcosa di più. Quindi ci sono tanti aspetti belli di questa foto.
Bene, in effetti la composizione è un po' particolare in questa foto, ma Andrea è riuscita a cogliere il momento e a inquadrare, a fare l'inquadratura in maniera particolarmente efficace. Io direi che sulla foto di Andrea possiamo chiudere. Vorrei ringraziare appunto l'autore, grazie Andrea. No, grazie a voi. E Greg, ci vediamo per l'ottava puntata, che come sapete potete rivedere su poi me la mandi su nuoto.com, la mia rubrica. Poi un giorno vi spiego anche che vuol dire poi me la mandi. Greg, per la prossima puntata hai scelto un autore un po' controverso, vero? Sì, ho scelto un autore un po' controverso che non andremo a svelare adesso, ma diciamo ha avuto varie fasi nella vita di fotografia e quindi anche la capacità di cambiare da un argomento all'altro è affascinante. Quindi andremo a scoprire qualcosa su di lui. Grazie ragazzi, e alla prossima. Grazie a voi. L'ottava puntata. Greg, mi raccomando, nel frattempo seleziona le tue foto perché poi faremo una puntata apposta per vederle, per vedere quello che hai scattato e ci dirai che cosa hai fatto e cosa volevi fare, se sei soddisfatto. Grazie a Ma tutti, alla spesso, prossima. spesso non avevo un obiettivo, ma ci proveremo. Ciao. Ciao.